L'elisir delle blogger, moto e buona musica, cinema e cucina salutare. Tutta al femminile, l'ultima puntata di Nel Mirino, il salotto di attualità condotto ogni venerdì alle 21 dalla direttrice Nicoletta Bracchi. Un confronto tra le giornaliste Eleonora Bagarotti e Barbara Belzini, la fitness trainer Paola Miretta e la chef e docente Deborah Saccardi. Firme apprezzate dai lettori del sito liberta.it con i blog 7 note di bug, scarpette rosse, la boutique del fitness e pronto in tavola. L'idea era di poter anche trattare argomenti non solo di musica rock, che è la mia più grande passione, ma anche di musica classica, essendo io anche spesso, grazie al mio diploma in conservatorio, anche impegnata nelle critiche di opere liriche, di concerti sinfonici. Io ho sempre scritto molto, quindi non mi è mancato tanto l'elemento del fuori. L'unica cosa che mi è mancata molto è l'elemento del viaggio. Il blog, tra il fatto che posso scegliere il contenuto che più mi aggrada, ovviamente è ragionevole, insomma, e poi posso sbizzarrirmi con la lunghezza, fare delle citazioni, mettere dei link, mettere delle foto, diciamo che è uno spazio di libertà davvero. La mia impostazione è prevalentemente classica, nel senso che quali sono le basi che mi sono state trasmesse, e quindi parto sempre da lì, perché credo comunque l'ABC, le basi, alla fine tornano sempre. Da lì poi costruisco i miei progetti, i miei percorsi, le mie proposte, i miei post, tutto. Io quello che consiglio è partire dalle piccole cose, fare le scale, non prendere l'ascensore, usare la bicicletta, camminare. E per chi è molto in casa, smart working, fate delle pause. Ogni 45 minuti. A Barbara voglio dire se, a parte questo blog, le piacerebbe qualche altro progetto. Spesso ci troviamo, proprio siamo delle, così, quegli affari che girano al vento, no? A livello di idee non ci ferma nessuno.